Sono Silvana Pellitteri e diciamo che ho la passione del creare già da piccola, mi piace tantissimo riciclare e diciamo che la parola d'ordine comunque per me è riciclo. E poi è entrata nella mia vita Adriana, l'ho conosciuta sul gruppo Creativi Mami e ti ho seguita molto su YouTube. Poi ho visto la presentazione dell'evento che hai fatto, il primo evento. Prima di questo evento che hai partecipato, non avevi mai realizzato questo genere di creazioni? No, così no, non l'avevo mai fatto. Quando hai capito che il Vola Colibrì poteva fare per te? Perché quello era un periodo che avevo bisogno di cambiamenti ed evoluzione e quindi questo per me è sembrata l'opportunità bella veramente, che poteva comunque darmi qualcosa di più, quindi acquisire delle nuove tecniche e comunque riempire la mia conoscenza con la creatività, quindi diciamo, questo mi ha spinto passare a un livello superiore, perché tu certo. Già eri bravissima, no? Però volevi perfezionarti di più. Sì, infatti appena ho visto, no, ho detto non posso non partecipare e ti dico che ho fatto non bene ma di più, ho fatto benissimo perché una volta entrata nel corso, che te l'ho detto e te lo ripeto perché comunque sono rimasta entusiasta, i tuoi video, la tua professionalità mi fa vedere tutti i particolari. Guarda, perfetta, sono veramente contentissima. E nel percorso comunque ci accompagni benissimo, ci sono tutti i vari step molto molto chiari, anche chi non è capace può benissimo fare la relegatura, perché comunque tu dai le indicazioni, perfetto, fortissimo. Ti sei iscritta subito, sì. ti è arrivato sì, il link. No? Per accedere alla piattaforma. Per accedere alla piattaforma. E sei entrata subito? Entrata subito e ti dico, sono rimasta affascinata, ho subito guardato, comunque incuriosita perché insomma sono entrata. Ecco perché è una piattaforma molto facile da utilizzare. È semplicissima. No? Semplicissima, però funzionale, diciamo che funziona tutto, è tutto organizzato. Tu hai diviso tutto bene dalle prime lezioni, quindi il pulcino. Per scoprire la prima fase, scoprendo i colibrì che abbiamo dentro di noi, no? E poi che sono gli insegnamenti base. Non sono disponibili tutto subito, ma non perché non siano già ok, è perché se no andiamo, ci va il suo tempo, certo. Andiamo avanti e c'è questa sequenza che è ideale per imparare, no? Perché prima dobbiamo avere la preparazione. Io ti dico, sono entusiasta perché sì, sicuramente uno paga il corso, però se vai a fare un corso comunque anche di presenza, cioè non è che te lo regalano. Il consiglio è semplicissimo, è quello comunque di lasciarsi guidare tranquillamente da te, perché tu sei un'ottima guida, un'ottima insegnante, e anche se qualcuno non ha mai fatto niente, non si è mai avvicinato al cartonaggio, alla rilegatura, è semplicissimo perché tu dai tutte le indicazioni precise. Può sembrare una cosa molto molto complicata, comunque ci va l'impegno, ci va il lavoro e soprattutto la voglia di fare. E poi una volta che c'è questo, che sono comunque le basi, con le tue indicazioni spiccano il volo tutte.